questo video arriverà a 400 mi piace, quindi iniziate direttamente da adesso a lasciare un bel mi piace, a condividerlo con tutti i vostri amichetti, vi porterò il video su come ottenere tutte le skin del pass battaglia della season 7 gratis, con un glitch che dura veramente pochissimo. Prima di cominciare con il video, io ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale: il signor Fracalf, Seno, Toxic Sean, Notchari, Simo XFNBR, Albiniz e Viva il Bus per essersi abbonati al canale, grazie mille. Mi raccomando, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più fa per te ed avrai tantissimi vantaggi, entrerai nella nostra super family super super esclusiva. Fallo ora, abbonati adesso, io ti aspetto in famiglia. Finalmente, finalmente ci siamo, la season 7 capitolo 2 finalmente è arrivata qui su Fortnite e vi dirò veramente una marea di cose assurde e come ottenere pure le nuove skin della season 7. Voi lo sapete che quando dico una cosa io la faccio, sono super entusiasta. Mi raccomando, prima di cominciare io ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna mia live ogni giorno alle ore 18. Quindi che cavolo devi fare? Iscriviti ed attiva la campanella e mi raccomando, adesso qui questo momento è sacro, oh mamma mia, che emozione. Negozio oggetti, fatelo tutti e non barate, perché guardate che vi vedo. Tasto, supporta un creatore, in basso a destra ed inserisci l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio_X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. E stammi a sentire, brutto budino, sta per iniziare la guerra nei commenti. Io qui vedo, vedrò chi tra di voi è il più forte. Cosa dovete fare? Scrivere tantissime volte, 100, 200, però vedete che comunque sono impegnative, quindi vi dovete proprio impegnare tanto tanto tanto. Se scrivete, anzi chi scriverà il suo ID epic, come ti chiami su Fortnite, scrivilo qui sotto nei commenti tantissime volte, e se sei iscritto con la campanella e usi il codice Gio_X97 tutto maiuscolo, riceverai la mia richiesta, promesso. Ma adesso andiamo a vedere la nuova Season 7 in anteprima mondiale. Oh beh, io ve l'avevo detto, non mi credevate, ecco qui invece ci siamo. Siamo nella nuova Season 7 di Fortnite e queste saranno pure tutte le skin che ci saranno. Io veramente non ho parole. Intanto vediamo subito la skin di un bellissimo soldato, perché voi dovete capire che la Season 7 sarà completamente, ma completamente diversa rispetto alla Season 6. Infatti la Season 6, intanto vi dico alcune cose in anteprima che nessuno vi ha detto. E allora, ci sono stati, insomma, sappiamo noi, tutti i nuovi cinghiali, tutti i nuovi, insomma, animaletti tanto carini che troviamo nei boschi. Ma la Season 7 capitolo 2 sarà a tema innovazione tecnologica. Infatti le immagini che vi sto mostrando, da quando praticamente vi ho portato questo nuovo filmato della Season 7, sono tutte immagini super mega tecnologiche. Probabilmente quasi quasi ci sarà il fondatore dell'Apple che verrà a giocare a Fortnite, e magari farò pure il provino per il team, però solo se si abbona al canale. Quindi beh, chi lo sa. Guardate, vediamo tutti gli uffici, computer, weapons. Passiamo alle armi. Voi non avete idea, la Epic ha annunciato Donald Mustard, che ha creato un nuovo lanciarazzi apposito solo per la season 7 capitolo 2. Io non ho parole, io mi sento super emozionato, per me è un onore ed anche un peso fare questo video. Ecco intanto una delle armi che ci saranno, oltre il bazooka, che però per adesso hanno detto di tenere top secret. Vi dico solo che con il danno farà, o almeno io come sapete vi riporto sempre quello che dicono i budini americani, hanno detto che farà 299 da vicino. Comunque prima arma, secondo me sono tipo quelle armi tutte laser, ecco vedete, tipo quella cosa Capitan America in questo caso. È bellissima. Category, quindi aggiungeranno nuova danno alle armi, Energy Weapons, AR, SMG. Aggiungeranno soprattutto, oltre al danno, nuovi AR, quindi nuovi fucili d'assalto e nuovi fucili a pompa. E per la precisione, voi sapete che io so tutto, hanno aggiunto 3 fucili d'assalto fino ad adesso e 2 fucili a pompa. I fucili a pompa sono tutti laser, quindi veramente una cosa bellissima, sarà un Fortnite totalmente diverso. Però prima di proseguire con le news, perché veramente sono
tantissime. Io vi do 5 secondi di tempo per lasciare un bel pollicione in su. Beh sì, dovete spolliciare, ormai lo sapete che è obbligatorio. Lascia il tasto del like, altrimenti io non vado avanti col video, perché mi potrei veramente sentire male. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto. Detto questo, quello che molti non sanno è che aggiungeranno anche dei veicoli. Quindi avete capito bene, vehicles. Tutti noi siamo stati abituati a vedere elicotteri, macchine. Ma se vi dicessi che si potranno guidare le macchine spaziali, o che aggiungeranno mega razzi, mega dragoni volanti, proprio come vedete nelle immagini qui dietro di me. Guardate un po' in che sfondo bellissimo mi trovo. Sono nel bel mezzo di una, insomma, guerra spaziale, che poi non è tanto carino come cosa. Mi arrendo, amici. Amici non esiste. Ecco qui intanto un'altra arma che aggiungeranno. Anzi, perdonatemi, un nuovo veicolo. È il quad. Oh, beh, è una, diciamo, moto a quattro ruote, molto molto bella e super super veloce, perché sarà quasi veloce come le Lamborghini delle macchine, hanno detto. Dopodiché una nuova novità è l'aggiunta di un nuovo fucile da cecchino. Voi dovete capire che i fucili da cecchino sono le mie armi preferite, perché sono fortissimo col cecchino. Tutto merito del codice Joe-X97, tutto maiuscolo. Quindi è una cosa veramente bellissima. Io intanto sto guardando il video in diretta con voi, così lo possiamo commentare insieme. Bellissimo. Oh beh, allora continuano intanto ad esserci delle immagini spaziali, quindi veramente una roba assurda. Comunque, Joe, quanto uscirà la season 7? Perché io sono sicuro che la domanda che tutti vi farete nei commenti è questo. Quindi dai, forza, scrivi un commento. E tanto sono sicuro che mi chiederai: Joe, quando uscirà la season 7? Ti rispondo io: la season 7 uscirà a giugno. E tu dici: sì, lo so, ma che giorno? Si pensa tra il 24 e il 25 giugno. Beh, avevano detto pure il 23, ma adesso si stanno spostando di qualche giorno. 24/25. L'aggiornamento inizierà alle 9 del mattino. Cioè, vi sto praticamente dicendo tutto. Ci manca solo che giocherà di prima e una nuova cosa che aggiungeranno sarà il ritorno di Gotham City. Avete capito bene? Quanti di voi amano Batman? Io! Ecco, pure io, esatto, lo amiamo tutti. Batman sarà il nuovo protagonista del pass battaglia della season 7 capitolo 2. Quanti di voi sono contenti? Io! Esatto. Oh mamma mia, perché escono queste pubblicità? Beh, sembra tipo Call of Duty, ma non è Call of Duty. Ma quello è Rocky Balboa, ma che cavolo, sono giochi d'animazione che io non conosco. Vabbè, esatto. Guardate intanto la gente giozzi sopra un elicottero, sembra un film di Walker Texas Ranger. Ah, ok, va bene, quindi probabilmente un nuovo tema che ci sarà il mare, perché appunto siamo in estate e tutti noi amiamo farci il bagno e amare in piscina, ma Battle Pass skin, skin del pass battaglia. Io non ho veramente parole, per caso già sapete quali sono? Sentiamo, adesso andrò a dirvi io qualche skin che ci sarà nel pass battaglia. Allora, la prima sarà una nuova versione di Batman, è bellissima. Cioè, non sarà né la versione come quella del film, né la versione come quella del fumetto, è proprio una versione totalmente nuova. Dopodiché ci saranno moltissimi personaggi della Marvel DC. Avete capito bene? I nostri supereroi preferiti faranno parte del pass battaglia. Che poi tra l'altro io già ho visto un glitch dagli americani introvabile su come ottenere tutte le skin del pass battaglia gratis. Quindi se questo video arriverà a 400 mi piace, quindi iniziate direttamente da adesso a lasciare un bel mi piace, a condividerlo con tutti i vostri amichetti, vi porterò il video su come ottenere tutte le skin del pass battaglia della season 6 gratis, con un glitch che dura veramente pochissimo e che è super semplice. Io ve l'ho detto, è tutto nelle vostre mani. Allora, intanto vediamo ancora un po'. Questo si sta allenando. Beh, effettivamente non c'è una buona mira. Si vede che ovviamente non utilizza il codice Joe-X97. Però questo era scontato. Event, ecco qui. L'evento, l'evento finale. Su cosa sarà? Chi avrà come protagonisti? Dove si svolgerà? E soprattutto, quali mappe cambieranno, quali zone resteranno? Beh, su questo purtroppo l'Epic non si è voluta sbilanciare tantissimo. Sappiamo assolutamente che aggiungeranno nuove parti di mappa, nuove zone. Tuttavia resteranno sempre le Big Four: Parco Pacifico, Borgo Bistracco, la parte centrale della mappa che vabbè spesso gli cambiano il nome, e Corso Commercio. Sono le Big Four, quelle non possono mai mancare. Io spero assolutamente che questo video vi sia stato d'aiuto e abbia veramente risposto ad ogni vostra domanda. Se così è stato, lasciate un bel mi piace. Non dimenticate di iscrivervi premendo il pulsante rosso, mi raccomando, attivando la campanella, e condividete il video con tutti i vostri amici, perché una cosa del genere non ve la potete tenere solo per voi. Condividete il video a chiunque. Ciao!